oltraggiata, appena giovinetta, nell'onore e nell'amore. Vittima svillaneggiata di un pubblico processo di stupro. Che tenne scuola di pittura a Napoli, che s'azzardò verso il 1638 nell'eretica Inghilterra. Una delle prime donne che sostennero con le parole e con le opere il diritto al lavoro congeniale e a una parità di spirito fra i due sessi. In poche righe possiamo notare la doppia violenza, quella fisica subita, nel suo caso, dal pittore Agostino Tassi e quella sociale del processo e dell'opinione pubblica. Ma quello che vogliamo far emergere questa sera è il coraggio di questa eccelsa pittrice, che è anche donna giovanissima all'epoca dei fatti, 19 anni, un coraggio inaudito per l'epoca. E questo coraggio lo vogliamo far emergere subito attraverso la sua scelta di parlare esplicitamente di quanto subito nel processo al suo stupratore, Agostino Tassi. Agostino Tassi era pittore valentissimo, nonché amico di Orazio Gentileschi, papà di Artemisia, e maestro di Artemisia, che l'ha violentata più volte, promettendole un matrimonio riparatore che ovviamente non ci sarebbe mai stato. E quello ad Agostino Tassi è uno dei processi più celebri della storia, perché presso l'Archivio di Stato di Roma è conservato l'intero fascicolo con la trascrizione degli interrogatori. In 9 mesi di indagini, ogni testimone, oltre a offrire dettagli per la ricostruzione dei fatti, presenta uno spaccato della vita quotidiana dell'epoca. E dalla deposizione di Artemisia, che poi sentiremo, avvertiamo quanto sia stata drammatica l'esperienza della violenza subita. Nei documenti emergono anche le menzogne dell'accusato per farla passare come una ragazza facile, così da evitarsi una condanna più severa, e a come tanti ne infangano la reputazione per salvare l'artista dalla galera, il solito branco. Pensate che per affermare la sua verità la pittrice dovrà anche accettare di parlare sotto tortura, perché solo in questo modo le sue parole avrebbero avuto lo stesso peso di quelle pronunciate da un uomo. Ascoltiamola. Estratto dalla deposizione di Artemisia Gentileschi durante il processo ad Agostino Tassi, 18 marzo 62. Et il medesimo giorno, dopo mangiare, che era tempo piovoso, stando io pingendo un ritratto di un putto di Tuzia, per mio gusto, venne a capitare Agostino, che bisognava che entrasse perché si faceva murare in casa e c'erano i muratori che avevano lassato la porta aperta. E trovatami a dipingere, mi disse: non tanto dipingere, non tanto dipingere. E mi levò la tavolozza e i pennelli di mano e li buttò chi di là, chi di qua, e disse a Tuzia: vattene via di qui. E dicendo io a Tuzia che non si partisse e non mi lasciasse, che io l'avevo accennato innanzi, lei disse: non voglio stare a contendere qui, me ne voglio andare con Dio. E davanti che partisse, Agostino mi mise il capo in seno, e partita che fu Tuzia, mi pigliò per la mano e mi disse: passeggiamo un poco insieme, che lo stare a sedere viene in odio. E così
passeggiando 2 o 3 volte per la sala, gli dissi che sentivo male e che credevo avere la febbre. E lui rispose: «Io ho la febbre più di voi!» E dopo aver dato 2 o 3 passeggiate, perché nel passeggiare ci venivamo ad accostare alla porta della camera. Quando fummo alla porta della camera, lui mi spinse e serrò la camera a chiave. E dopo serrata, mi buttò sulla sponda del letto, dandomi con una mano sul petto. Mi mise un ginocchio fra le cosce che io non potessi serrarle ed alzandomi i panni, che si fece grandissima fatica per alzarmeli, mi mise una mano con un fazzoletto alla gola e dalla bocca, a ciò non gridassi, e le mani quali prima mi tenevano, con l'altra mano mi lasciò, avendo esso prima messo tutti i doili ginocchi tra le mie gambe, ed appuntandomi il membro alla natura, cominciò a spingere. E faceva gran male, che per lo impedimento che mi teneva alla bocca non potevo gridare. Pure cercavo di strillare meglio che potevo, chiamando Tuzia. E gli sgraffignai il viso e gli strappai i capelli. E davanti che lo mettesse dentro, anco gli detti una matta stretta al membro, che gli ne levai anco un pezzo di carne. Con tutto ciò lui non stimò niente e continuò a fare il fatto suo, che mi stette un pezzo addosso, tenendomi il membro dentro la natura. E dopo che ebbe fatto il fatto suo, mi si levò di dosso. E io, vedendomi libera, andai alla volta del tiratoio della tavola e presi un coltello e andai verso Agostino dicendo: «Ti voglio ammazzare con questo coltello che tu mi hai vituperata!» E tuttavia, se pensiamo che il suo dipinto più emblematico sull'argomento, Giuditta che decapita Oloferne, sia solo la vendetta di Artemisia, non renderemo giustizia all'intero percorso a favore di quelle che lei dipingerà come eroine. In quel quadro, certo è che, insistendo sulla tensione che anima le due donne, sovverte il tradizionale rapporto tra la forza maschile e la fragilità femminile. La Giuditta di Artemisia è più decisa e fiera rispetto a tutti i precedenti dipinti di quell'evento. Il tema delle donne forti, le eroine di Artemisia, attraversa la pittura del 600 e Artemisia è interessata proprio a quelle donne che compiono imprese memorabili, personaggi che contraddicono il pregiudizio nei confronti della debolezza femminile e dell'inferiorità della donna rispetto all'uomo. Da qui Susanna e i Vecchioni, opera che, attraverso la narrazione del noto episodio biblico del libro di Daniele, si pone come denuncia delle molestie sessuali a cui le donne a quell'epoca erano costrette a sottostare. Ma anche Cleopatra, che compie il suicidio dopo la morte di Marco Antonio piuttosto che farsi catturare. E Maddalena, colta nel momento più intenso della conversione mentre rinuncia a tutto.
e infine Sansone e Dalila, che mostra un uomo forte soggiogato dall'astuzia di una donna. In conclusione, l'eredità che vogliamo trarre da Artemisia Gentileschi pare offrircela proprio forse uno dei suoi dipinti più potenti, ormai in piena eredità cavaraggesca, l'Annunciazione. In questo dipinto ripropone l'inconsueto rapporto tra Maria e Gabriele, nel quale però si intravedono le posizioni e si invertono tra la serva del Signore e il suo messaggero. Ancora una volta Artemisia si dedica all'esaltazione della grandezza della donna che ha compiuto una scelta estrema nella sua vita. La sua posizione, sempre dalla parte delle donne, è diventata all'epoca una garanzia per i suoi committenti in tutta Europa. E ci siamo convinti che lo sia stata anche per noi. Concludiamo la carrellata di queste donne speciali con Marina Abramović, una artista, una performer che come Moana ha usato il proprio corpo in questo caso per metterlo alla prova e, come dice la sua autobiografia, per attraversare i muri. È incredibile come la paura venga costruita dentro di te, dai tuoi genitori e dagli altri che ti circondano. All'inizio sei innocenza pura, non sai nulla. Mia nonna materna, Mirica, venne a trovarci e vide quanto ero magra, inorridì. Mi portò subito a vivere a casa sua, dove rimasi 6 anni, finché nacque mio fratello. I miei genitori mi venivano a trovare solo nel fine settimana, e per me erano due tipi strani, che vedevo ogni 7 giorni, e mi portavano regali che non mi piacevano. Ero tenuta a subire le punizioni senza lamentarmi. Penso che, in un certo senso, mia madre volesse addestrarmi a essere un soldato come lei. I veri comunisti dovevano avere una determinazione capace di farli passare attraverso i muri, una determinazione spartana. Il dolore lo sopporto benissimo, disse mia madre Danica, in un'intervista che le feci quando ero ormai vecchia. Ho imparato la mia autodisciplina da lei e ho sempre avuto paura di lei. Mia madre era ossessionata dall'ordine e dalla pulizia. Da un lato era un lascito della sua esperienza militare, dall'altro poteva essere una reazione contro il caos del suo matrimonio. Ho saputo inoltre che è stato mio padre a scegliere il mio nome in omaggio a una soldatessa russa di cui si era innamorato durante la guerra. Una granata l'aveva fatta in 1000 pezzi davanti ai suoi occhi. Mia madre mal sopportava quella forma di nostalgia e, per un'applicazione della proprietà transitiva, penso che mal sopportasse anche me. L'ossessione di Danica per l'ordine mise radici nel mio inconscio. Ero terrorizzata dall'idea di rompere la simmetria. Ma assieme alla simmetria e alla pulizia, l'altra ossessione di mia madre era l'arte. I soldi per i colori c'erano sempre, quelli per i vestiti mai. Non c'erano soldi per quello che poteva desiderare una ragazzina che stava crescendo come me. Se però volevo un libro, lo ottenevo subito. Se volevo andare a teatro, c'erano sempre i biglietti. Se volevo ascoltare musica classica, mi procuravano i dischi. E tutta questa cultura non solo la trovavo a disposizione, ma mi era anche imposta. Non c'era nulla che non fosse programmato. A 14 anni, una volta invitai un mio compagno di classe a casa mia a giocare alla roulette russa. Eravamo soli,
Ci mettemmo al tavolo del salone, seduti uno davanti all'altra. Presi la pistola di mio padre, nel cassetto del comodino, tolsi tutti i proiettili, tranne uno, feci ruotare il tamburo e la porsi al mio amico. Appoggiò la canna contro la tempia e premette il grilletto. Sentimmo lo scatto. Dopodiché mi passò la rivoltella. La puntai alla mia di tempia e premetti il grilletto. Per la seconda volta sentimmo solo uno scatto. Poi la puntai contro la libreria e sparai. Ci fu un gran botto e il proiettile andò a conficcarsi dritto nel dorso dell'idiota di Dostoevsky. Mi ritrovai coperta di sudore freddo, senza riuscire a smettere di tremare. Allora, abbiamo a che fare con una donna sicuramente che ha messo alla prova il suo corpo. Questa è una delle sue prime performance a Belgrado, lei è nata nel 46 a Belgrado, e si chiama Ritmo 5. In sostanza fece costruire, allestire due stelle, la più grande di circa 4 metri di diametro, e in legno, e la più piccola delle sue dimensioni. Tra una stella e l'altra fece mettere dei truccioli e cosparsi di benzina. Si tagliò le unghie, si tagliò i capelli, li mise a bruciare e poi si sdraiò all'interno della stella più piccola per dare inizio alla performance. Soltanto che poi cosa successe? Che tutta l'anidride carbonica bruciò l'ossigeno e lei perse i sensi, e poi si accorse il pubblico che appunto aveva perso conoscenza e chiamarono i soccorsi. Quindi questo per dire che spessore di donna, comprensibile, condivisibile o meno, stiamo parlando. Ero la presidente del circolo degli scacchi della mia scuola. Ero una brava giocatrice. Quando la mia scuola vinse un torneo, venni scelta per andare sul palco a ritirare il premio. Mia madre si rifiutò di prendermi un vestito nuovo per la cerimonia, così mi presentai con le solite scarpe ortopediche e le solite sottogonne finte. Il funzionario mi consegnò il premio, che consisteva in 5 scacchiere nuove, e mentre stavo scendendo, con la punta del piede inciampai in qualcosa e caddi, e le scacchiere volarono da tutte le parti. Tutti scoppiarono a ridere. Dopo l'incidente mi chiusi in casa per qualche giorno e dissi addio agli scacchi. Ero sempre preda della vergogna e dell'imbarazzo. Da ragazza non riuscivo a parlare con la gente. Adesso posso stare davanti a 3.000 persone senza appunti, senza una traccia di quello che dirò, anche senza materiali visivi di supporto, e posso guardare negli occhi ciascun membro del pubblico e parlare per 2 ore senza fatica. Che cosa è successo? È successa l'arte. Un amico di mio padre, un giorno, tagliò un pezzo di tela e lo posò sul pavimento. Aprì un barattolo di colla e lo rovesciò sulla tela. Aggiunse un po' di sabbia e pigmenti di vari colori, giallo, rosso, nero. Poi ci versò sopra 0,5 litro di benzina, accese un fiammifero e fece esplodere il tutto. «Questo è un tramonto», disse, e se ne andò. In seguito capii perché quell'esperienza era importante. Mi insegnò che il processo era più importante del risultato, così come la performance per me ha maggior significato dell'oggetto. Avevo visto il processo del farsi e poi il processo del disfarsi. Mia madre aveva uno strano atteggiamento nei confronti del sesso. Arrivava ad aprire tutta la mia corrispondenza. Mi diceva che il sesso era una cosa sporca e che era ammissibile solo per fare figli. E poi c'erano le feste, ma io non ci andavo, dato che mia madre esigeva che fossi a casa per le 10 di sera, anche se ormai avevo una 20ina d'anni. Non avevo mai avuto un ragazzo e pensavo di avere qualche grave difetto. Quando vedo le mie foto di allora, trovo che fossi del tutto normale, ma all'epoca mi preoccupavo di avere qualcosa che non andasse. Manda pure avanti. Qui si
si vede lei con il suo compagno, diciamo la figura più importante della sua vita, un performance anche lui, con il quale è stata insieme 12 anni, sposata 12 anni, che si incontrano sulla muraglia cinese. Allora, dovete sapere, inizialmente loro dovevano farsi la promessa di matrimonio partendo ai due lati della muraglia cinese, e quando ci sarebbero incontrati a metà dichiararsi, erano già insieme da tempo. Invece successe esattamente l'opposto, cioè lei fece anche della sua storia, del rapporto con Ulay, una performance. Decisero di partire dai lati della muraglia e quando si incontrarono si diedero addio, in sostanza. Cioè, io trovo che sia, allora può piacere o non piacere, ma trovo che sia una genialata. Vai pure con l'ultima. Laura. Sì. Vai, vai. Buonasera. Buonasera. Allora, questa è una delle sue ultime performance, The Artist is Present, dove in sostanza lei è durata circa 3 mesi, stava seduta 8 ore al giorno e singolarmente incontrava il pubblico, il quale si sedeva davanti a lei, non doveva né toccarla né parlarle, ma semplicemente guardarsi negli occhi. Ha fatto fare apposta questo abito bello grande, bello ampio, anche per poter svolgere le funzioni corporali. E a un certo punto, tra gli astanti, si presenta il suo ex marito, Ulay. E in questo caso lei cosa fa? Infrange le regole, si stringono le mani, si prendono le mani e piangono entrambi. Quindi questo è un assaggio delle performance al limite, perché lei ha spinto veramente il suo corpo al limite, ha attraversato veramente i muri. E concludo dicendo: avevo 24 anni, vivevo ancora con mia madre, che pretendeva che fosse a casa alle 10 di sera, ero ancora sotto il suo totale controllo. Bene, dunque. Allora, Cinderella vince, andiamo alla luce. Brava, questa qui, sì, va bene. Allora, innanzitutto, se potete venire qui. Io non so voi, ma è stato... Allora, dovete sapere come funzioniamo. Funzioniamo in totale autonomia, quindi a parte però funzioniamo per ovvi motivi Artemisia Gentileschi, che è Laura, mia compagna, ma non sapevo niente delle performance di queste ragazze, perché qua non funziona così che decidiamo, facciamo, ognuna è totalmente autonoma. Io mi sono emozionato, ve lo giuro, perché trovo che siano bravissime e le ringrazio dal profondo del cuore, veramente. Non so cosa dire. Come uomo, per me è una giornata, vi dico solo un aneddoto, però a me fa male, ha fatto ridere ma mi ha fatto male, perché l'unica cosa che voglio dirvi, vi avrei potuto leggere anche un altro brano, ma ritorniamo su cose dolorose, difficili, ce ne sono. Triste Tigre è un altro libro che è una coltellata nella gola. Lo leggi? Sì. Va bene, allora vi mando via con il mal di pancia, se volete, perché questo è l'obiettivo della giornata. Non vi voglio. Allora, spessissimo ubicaniano giochiamo, balliamo, ci divertiamo ed è sempre un momento molto bello. Credo che questa giornata meriti di andarsene a casa con un po' di dolore, altrimenti non ha senso. No, l'aneddoto più simpatico, poi dopo vi faccio giusto uno stralcio di quel libro che fa del male, mi ha fatto del male fisico. È venuto un giornalista, no, per capire, questo lo dico in particolare agli uomini, e io ne faccio parte. È venuto un giornalista chiedendomi altre cose, qualche giorno fa, e mi ha chiesto cosa facevo. E gli ho detto: guarda, se ti interessa, lunedì sera, la settimana scorsa, facciamo un evento. Ah, davvero? Ma allora chiamo la redazione, dico: no, guarda, sì, comunque,
non vi dico chi è giornalista, non vi dico chi è giornale. Guarda, però l'ho già detto, ma se vuoi chiama, digli sì sì, guarda, lo faccio al volo, pronto pronto, dice sì, guarda, sono qui a Lubichegnano, sì no, se vuoi va, ti metto in contatto, fanno una cosa, non dice sì, sai quella cosa, sì, la festa della donna, ecco, ecco. È qui che ci dobbiamo far girare il coglione, cioè molto sì, no, cioè, allora ragazzi, io non è che voglio fare né il purista, né so, io poi sono scarso in tutto, va bene. Però non è la festa della donna. E se andiamo in giro dicendo che è la festa della donna, o qualcosa sulle donne, non abbiamo capito niente e non è arrivato nessun messaggio. E se questo, non posso capirlo in chiunque, che poi non è vero, ad un giornalista, mi sento male, mi sento veramente male. Mi ha fatto male, incazzare e male. Allora chiudo e voglio solo... Io vi ridico però che queste ragazze sono state bravissime. Camilla Colombo, davvero ancora un applauso per Camilla Colombo. Alice Croci, la nostra Gerda Caro. Anna Ortica, Michi di Sempai e la nostra Laura Candelaglio. Neige Sinno, qui era ancora candidato, in realtà ha vinto il premio Strega Europeo 2024, quindi estremamente... Neige Sinno ha avuto il coraggio dopo anni di denunciare quello che le è accaduto e ne ha fatto un libro, non è pietistico, non è edulcorato, è veramente una lama, se andate a cercare... Dalla Dandini a Nirno si sono espressi fortemente su questo libro. Vabbè, i premi non sempre o non necessariamente arrivano per meriti assoluti, ma credo che questo libro sia veramente incredibile. E allora vi leggo la parte iniziale, che è il ritratto del mio stupratore, e poi come non alla fine, ma dice alcune cose che mi piacciono perché non sono un lieto fine. Ritratto del mio stupratore, perché anche a me in fondo sembra più interessante quello che succede nella testa del carnefice. Con le vittime è facile, tutti riescono a mettersi al loro posto, anche se non si è vissuto niente del genere. Un'amnesia da trauma, la paralisi, il silenzio della vittima, e tutti riusciamo a immaginare cos'è, o crediamo di poterlo immaginare. Con il carnefice, invece, è un'altra cosa. Essere solo in una stanza con una bambina di 7 anni, avere un'erezione al pensiero di quello che si sta per farle, pronunciare le parole che indurranno quella bambina ad avvicinarsi, mettere il proprio sesso in erezione nella bocca della bambina, fare in modo che la spalanchi bene. Questo sì che è davvero affascinante. Va al di là della comprensione. E poi c'è il resto, dopo aver finito, rivestirsi, tornare alla vita di famiglia, come se niente fosse. E una volta che quella follia è accaduta, rifarla per anni e anni. Non parlarne mai con nessuno. Credere che non ti denunceranno, nonostante la progressione degli abusi sessuali. Sapere che non ti denunceranno. E quando un giorno ti denunciano, avere il fegato di mentire, o il fegato di dire la verità e di confessare addirittura. Ritenerti ingiustamente punito per aver preso degli anni di prigione, reclamare il diritto al perdono, dire che sei uomo, non un mostro, poi, dopo la prigione, uscire e rifarti una vita. Siamo in molti, ogni anno centinaia di migliaia di persone si svegliano o si addormentano, trasformate in uno o una di noi. Un esercito di ombre, un esercito che spesso tace, fa la sua vita in sordina, ma non per questo non ci pensa. E la nostra forza non sono i grandi dibattiti, denuncia, dove finalmente trionferanno sui nostri carnefici. So che in questo campo la superiorità morale non è una vittoria reale. Io non trionferò mai. Non c'è vittoria possibile su questo genere di faccende. O allora
non sono cosette da niente, deviazioni su un percorso già tracciato. Come migliaia di altre persone, io sono stata stuprata, sono stata oltraggiata e tradita nell'età in cui non si ha altra scelta se non fidarsi. Eppure, da adulta, non ho né stuprato, né oltraggiato, né tradito nessuno a mia volta. Va bene, vi ringrazio di cuore. È stata una serata bellissima e tristissima. Queste ragazze meravigliose mi hanno emozionato. Vado via con il cuore un po' gonfio. E grazie. Grazie. Scusate, gli apparati tecnici sono quello che riuscivamo a fare. Un po' scarsi. Un po'. Ci abbiamo provato, volevamo fare una cosa diversa. Ciao. Ciao caro.